Dopo aver fatto l'unboxing dei semi mandati dall'azienda Sgarravatti, adesso li andiamo a seminare in questi contenitori, ovviamente subito dopo la sigla. Benvenuti su canale Paoletti's Farm. Come avete visto nelle scorse puntate, abbiamo fatto un po' di unboxing delle varie aziende. Oggi, dopo aver fatto l'unboxing di questa azienda che ci ha mandato un po' di semi, andrò a mettere nei contenitori per far sviluppare il seme e la piantina. Questo video si suddivide in più fasi. Prima però vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube Paoletti's Farm e attivare la campanellina, così verrete sempre aggiornati ogni volta che esce un nuovo video. Adesso andiamo. Allora, abbiamo scelto alcuni di questi semi. Mettiamo il fagiolino, lo zucchino, quello chiaro, la zucca, quella di Halloween, diciamo, la zucca classica, il fagiolo cannellino e un altro tipo di fagiolo. E iniziamo a riempire del deoli. Adesso possiamo procedere con la semina. Iniziamo dalla zucca classica. Zucca classica. La zucca di Halloween. Visto che ci troviamo a parlare di zucche e zucchine, mettiamo il zucchino bianco. Allora, iniziamo con il fagiolino. Questa volta il fagiolino facciamo due file. Il fagiolo cannellino. Facciamo un'altra due file. Poi facciamo questo fagiolo precoce. Potete vedere il cappellino dell'azienda, che i gadget sono sempre cose gradite. Andiamo a comprimere un po'. Nel nostro caso facciamo anche un altro. Poi dopodiché vi faccio vedere, si bagnano e ovviamente ci rivediamo tra qualche giorno per vedere che cosa è uscito. Siamo ritornati e passiamo a quest'altro contenitore, questo è un po' più piccolo, perché i semi che andiamo a mettere sono diversi. Allora iniziamo, basilico, quello che siamo abituati a vedere. Basilico violetto. Prezzemolo. Iniziamo con questi che sono meno piccanti, questi qua verdi. Sembra che li sto buttando a terra, ma in realtà c'è lo scatolo dell'azienda Sgarravatti dove abbiamo spedito un po' di gadget e i semi. Questa operazione si dovrebbe fare con i guanti, però io in questo caso mi vado subito a lavare le mani. L'abanero rosso, questa piccantezza molto alta. E per ultimo voglio provare queste carote viola. Vi ricordo, per continuare a vedere questi video e per sapere anche che cosa succederà a questi semi, se diventeranno piante o meno, vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube Paoletti's Farm e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati su ogni nuovo video. Ovviamente io parlo di agricoltura a 360 gradi, non solo semi, ma di tutto ciò che riguarda l'agricoltura e non solo. E ringrazio l'azienda
Scaravatti che mi ha fornito questi semi, quindi ha creduto in me. Mi raccomando, voi nel frattempo mettete tanti mi piace, condividete questo video e fatelo girare. Noi nel frattempo continuiamo a mettere il terreno sopra per chiudere questi lupetti che sono rimasti. Uno dei due contenitori di polistirolo li andiamo ad innaffiare e vediamo tra qualche giorno che cosa succede. Spero che il video vi sia piaciuto. Ciao, alla prossima e mi raccomando, condividete e grazie alla gente Scaravanti. Andate a vedere sul loro sito, hanno tante belle cose. Ciao, alla prossima!